parte, non siamo radioattivi, dai, forza, non fate morti, a parte fischi, dai. Oh, che bello tutti i ragazzi! Ci rivede così! I primi due sono arrivati, aspettiamo gli altri 2300, e anche quelli che sono giunti sotto, non hanno trovato posto alla macchina. Io parlo tutti però. I figli. Va bene Davide, voglio va sono bene. I figli. Le compagne, le compagne nel senso buono, Io non ce l'avevo nemmeno a scuola, compagne, le compagne. No, nemmeno io. Scusate, me la bestemmia. Un vero capolavoro. Anche gli Stones mi chiamarono per questo pezzo e mi chiesero come avevamo fatto a farlo. Non lo so. Gliel'ho detto a Mick Jagger. Io ancora non ho capito lui, mi fa cantare. Siamo due, sei? Ma che facciamo? No. Brava. Dai, non ci sente nessuno qui, dai, parla pure, dici. No, Luca, fino a ieri suonava... Io ero Nick Wright, non so...
proprio il vita. Bravo anche te. Allora ragazzi, un attimo di... Vabbè, allora, questa è la prima canzone ecologista al mondo. C'era ancora prima delle gambiette, WWF, la ceppola, la supercazzola di... I complimenti dei parenti, Parenti, era proprio parenti, no? Figlia! Allora... Allora, il pezzo è questa qui è praticamente è quella bimbina piccina? Dai. Quanti anni ha? La stagione estiva vista dal punto di vista complimenti di un animale. Parenzo non è il cinghiale che voi siete abituati a mangiarlo, anche mangiate tutto, anche il listrice, il rospo, mangiate un po' di tutto. No, queste sono le cracine, che so, questi animaletti anche un po' fastidiosi, no? Chi non l'ha mai provato? Almeno una volta nella vita, e no come antipasto, sotto un piede. Però diciamo che loro sono particolarmente accaniti, oltre che i fiorentini e i perché loro vengono qui solo nel periodo della stagione, sono un po' inesperti, all'inizio non conoscono bene, non sanno i salsedi, la cracina mira, punta. Salsedi mi hai sempre salvato, salsedi. Allora quindi, in questo pezzo, Trascine rimane una pietra miliare nella storia ecologista del mondo. Un pezzo... è un pezzo fantastico, bellissimo, e facciamolo, sì, ascoltiamolo, no? Posso finire la serie? Finisce la spista. Inizia noi. Vai. Voi andate avanti, io vi raggiungo. Yeah.
passo nella schiena, grazie, thank you very much. Baracallò, very stop. Bravo Marco! Lico! Andiamo su qualcosa di più acustico. E un pezzo dedicato praticamente a tutti i bracconieri della zona. Che non possono alzare la mano, ma insomma, sappiamo che ce ne sono. Però mi raccomando, voi lo sapete, è dedicato a voi. E invito chiaramente a queste, aspettate Stefano un attimo. Purtroppo vedete queste prestazioni cosa comportano anche per noi. C'è uno sforzo fisico non indifferente. Era spostare la macchina, quella macchina non mi mette la qua. Quello ci voleva prima però. Vai ricca, se serve. Vai Stefano. Allora, chi c'ha le tagliole per piacere, un attimo, mettetele via, perché, la prega, la stigaia.
un pezzo che... Ora tappati le orecchie, tappati le orecchie. Un pezzo che praticamente ha fatto... Cioè... Certo, ok, vedo un giro io. Amore, tappati le orecchie. Ora si parla male. Questo è praticamente la storia di ogni uomo che si rispetti, no. Praticamente. Allora vai via. Compreso. Masturbino! Davide, sempre per primo, vabbè, ok. Allora, questo
ci abbiamo pensato tanto prima di farlo uscire, doveva uscire un video, insomma era, doveva essere il successo dell'estate, e l'estate ormai se n'è andata, quindi sarà per l'estate prossima. L'estate sta finendo! Però, ricorda un fatto anche tragico, anche particolare, ma noi l'abbiamo voluto vedere dal punto di vista di chi è stata causa di questa azione. Ed in particolare di un nostro, purtroppo tristemente noto, lo possiamo dire? Scusa, da noi, eh? Possiamo dire sì, da noi. Così è il mal di mare. Il pezzo è di uno scoglionato e il protagonista è scoglionato, è il capitano Schietti. Non
Allora, questo è sempre il brano dei Paul Steel. Di tempi oggi ormai il porno è stato, diciamo, tra virgolette sdoganato, c'è internet, ma a quei tempi c'erano questi giornali, questi video, andavi a comprarli, mi dicono, oh, mi dà fermo posta, c'è qualche coppia magari, e eravamo ridotti così. Oggi invece ti metti a sedere lì dietro, chat, c'è di tutto, ma noi siamo rimasti a quell'epoca. Il pezzo è intitolato Fermo Posta, scritto da da Fermo Posta.